Biceglia, lei è il capoarea per la provincia di Foggia. Che periodo sta vivendo questa la capitanata? Allora, per quanto riguarda l'immobiliare, la capitanata finalmente dopo aver scontato davvero una crisi importante, perché i prezzi si sono dimezzati e anche il numero di compravendite dal 2008 ad oggi sono circa il 50%, finalmente abbiamo dei segnali di ripresa. Le banche hanno voglia di finanziare un'altra volta, il mercato è in ripresa, abbiamo un più 20% più o meno numero di compravendite, questo non significa aumento di prezzi, purtroppo i prezzi sono rimasti stabili perché il ticket medio dei mutui delle banche è sempre quello. E quale? 100.000? Su Foggia è 110, su San Severo 80, su Cegnura 80, sul Manfrone 90. E quindi questo significa una busta paga minima, insomma. Una busta paga, purtroppo le buste paga, la busta paga da noi gli acquirenti è difficile trovare due buste paga in un nucleo familiare, abbiamo ancora questo problema, quindi le banche, voi sapete bene che il rapporto rata reddito è un terzo e quindi le banche si attengono a questi parametri per poter finanziare. Ovviamente questo significa che va molto meglio l'usato del nuovo. Sicuramente va molto meglio l'usato, anche perché di nuovo gli importanti complessi su Foggia e provincia e quindi imprese che stanno investendo nel mattone sono veramente poche. Di gru se ne vedono pochissime, i prezzi al metro quadro sono molto bassi, tenga presente che a Foggia la media del nuovo è di 1.500 euro al metro quadrato, a San Severo di 1.200, a Cerignola di 1.200. Quindi tenga presente che il costo... Ovviamente non possono realizzare soltanto dei micro appartamenti da 65-70, no? Anche perché nello standard casa in capitanata è il taglio più richiesto è il 3 locali accessori, quindi vogliono soggiorno, cucina, due camere da letto e due bagni. Quindi non ce la fanno col mutuo. Quindi le imprese sono molto attente, perché capisce bene che nel momento in cui il costo medio per costruire un immobile è di 1.000 euro al metro quadrato, il margine per un'impresa è troppo basso di guadagno e quindi il rischio di impresa è molto alto. Ritengo che adesso inizia a avere un po' più di appeal, anche perché i prezzi dei suoli stanno scendendo e quindi per consentire alle imprese di poter edificare e avere una certa marginalità per un'impresa che ha bisogno di fare utili. Senta, quali sono i quartieri che vanno meglio in ciascuna città? Allora, per quanto riguarda Foggia, sicuramente la macchia gialla è l'area più richiesta. C'è una grande voglia anche degli acquirenti a Foggia di tornare in centro, perché lei sicuramente sapete che nel momento di boom, quindi nel 2008, i prezzi a Foggia erano altissimi, infatti si era creato anche un fenomeno di persone che acquistavano Carapelle, Ortanuova o Lucera perché avevano la possibilità di acquistare. Oggi c'è il famoso rientro, quindi queste persone stanno rientrando in città. E perché quindi il centro storico, anche questa zona dove siamo oggi, il quartiere stazione purtroppo per le problematiche che la affliggono, che non sto qui io a ricordarvele, purtroppo i prezzi non riescono a risalire e la domanda è veramente molto bassa, perché non c'è sicurezza, la sicurezza è un parametro fondamentale per la famiglia per poter acquistare. C'è anche il fenomeno dello spopolamento, quanto è importante poi? È importantissimo, noi giornalmente riceviamo persone proprietarie di immobili di questo quartiere che ci mette in vendita l'immobile perché non ci vogliono più abitare.